Mister, una vittoria importante quella di oggi dopo il pareggio d'andata. Come l'argomento per un'annata, insomma, che ancora non è finita e che Un'annata dura, un'annata dura. Noi siamo partiti in netto ritardo, abbiamo iniziato la stagione con 9 giocatori. Purtroppo abbiamo pagato troppo alla retrocessione, abbiamo fatto fatica a riorganizzarci. Siamo partiti, ripeto, in netto ritardo, nella prima parte del campionato abbiamo fatto fatica. Poi dopo, da partire dal girone di ritorno, abbiamo fatto benissimo. Questa è la ventesima gara, se non sbaglio, abbiamo 17, quindi niente. Però l'unico problema è che abbiamo perso per strada, dopo aver vinto i playoff regionali, tre ragazzi importanti che hanno deciso di, chi per un motivo, chi per un altro, di andare via. E noi già numericamente eravamo contati, adesso lo siamo veramente. Poi il nostro vice capitano è stato espulso, di conseguenza. Oggi eravamo veramente a 11 sostanzialmente, però il grande merito dei giocatori, perché al di là del gol che è arrivato con il fortuno, penso che comunque abbia condotto bene la gara, abbia fatto quello che dovevamo fare. E poi quando passa il turno ci facciamo un pizzico di fortuna, questa è una componente importante nel calcio. Devo dire che quest'anno, una delle poche volte, soprattutto in questo dove siamo stati anche un po' importante il suo estremo difensore nel secondo tempo e quanto appunto il portiere fa la differenza in questa partita. Il portiere loro era stato bravo negli ultimi 5 minuti nella partita d'andata, il nostro è stato bravo, però io vorrei sottolineare che è stato un errore grave nostro da parte nostra linea difensiva. Sostanzialmente abbiamo messo noi l'attaccante davanti al portiere per far gol. Questo io sono molto attento a queste cose, non lo posso consentire, non posso accettare. Se l'avversario è il nostro superiore e fa una giocata da fenomeno, gli do la mano, bravo. Ma no, con il mio centrale provo a fare il turno al limite dell'area. Questa è una cosa che non fa parte di noi. E fortunatamente, come diceva lei, il portiere ci ha dato una mano e finalmente il nostro portiere ci ha fatto vincere la partita.